Piano. Basta. No. Troppi baci. Dopo le lamenti. Impazzisce. Piano, Charmy. Bacini. Bacini. No, no, lascialo stare. Troppo cattivo. Vai. Preparo la borsa da palestra aggiungendo la mia borraccia, portafoglio e chiave della macchina. Pronti per andare. Scendi bene e continua ad andare dietro col sedere. Uno, piega leggermente le gambe e vai dietro. Allenamento finito, ora andiamo a casina che ho strafame, quindi colazione time. Ingredienti che serviranno: marmellata, ricottina e il pane che preferite. Userò quello senza crosta. Non ho il cotto, quindi in realtà me ne sono fatta una anche con il cotto e miele, che mi piace molto. E poi ovviamente caffè e latte qui, così si tiene bello caldo, me lo porto in giro perché non ho molto tempo e devo correre in studio. Quindi intanto, io amo la ricotta. Ecco, che rovescio tutto. Quanto è buona la marmellata di fichi. Come avete visto, ho ricominciato palestra e mi faccio proprio seguire ora per ora, così non ho tentazioni di abbassare pesi, di fare meno serie. Quello e basta. E se vi state chiedendo, benissimo, come fai ad avere la voglia? Non ci penso, raga. Letteralmente la mattina mi sveglio e vado. Perché ogni giorno avrei mille scuse, tipo che ieri ho lavato i capelli, quindi oggi non sarei mai andata, però dovevo per forza perché poi parto. Quindi ci sono tipo delle cose che dico, non ci pensare, Melissa, tu falle. Poi ti arrangi, tipo andare in studio appunto perché ho l'assistente che mi aspetta, devo fare le cose un po' di corsa la mattina. Avere una routine ti aiuta ad essere più produttiva, perché se io già so la mattina che devo fare questo, questo e quello, poi le faccio senza appunto pensarci troppo. Invece se sto a letto di più, sono là che mi rilasso, guardo il telefono, il tempo passa e non ho fatto nulla. Doccina bella che fatta, ho lavato anche i denti, sciacquato il viso e ora passiamo alla skincare. Visto che devo andare in studio e voglio essere un po' presentabile, oggi vi mostro anche una novità di Freshly super interessante. Ma prima applichiamo siero contorno occhi. Questo è il Collagen Flash Bomb con il collagene vegetale, perfetto per chi vuole appunto rendere la pelle più elastica, renderla più compatta, levigata. Veramente un ottimo siero. E non so se avete visto, ma hanno cambiato i pack dei prodotti, infatti la grafica è diversa. Lo vado a massaggiare per bene viso, collo e petto. Questo mi piace tantissimo. Anche la profumazione. Poi vado anche con il siero, questo per il contorno occhi, che va a schiarirlo e ovviamente a idratare. Essendo un siero penetra più in profondità, ed è per questo che mi piace tantissimo. Ed è al 99,9% di ingredienti naturali. Non vorrei dire... Poi con l'arrivo del caldo io amo queste consistenze leggere anche pre-makeup.
Mi vesto e torno. Ok, eccomi qua, bella che vestita. Ora vi faccio vedere questa novità super interessante di Freshly, perché è una skin tint, quindi un siero colorato che va a uniformare l'incarnato con l'SPF. Così vi potete proteggere dai raggi UVB, UVA. La colorazione che ho scelto io è la 4 e appunto mi dà anche un po' di abbronzatura. Secondo me è sempre meglio prendere una colorazione delle skin tint leggermente più scura. Va shakerata bene, sempre per miscelare bene tutti gli ingredienti naturali. Questo ha il 99,6% di ingredienti naturali. E la cosa bella appunto è che si può applicare direttamente con le mani. La cosa che mi piace appunto è che è super sottile, ma va subito a dare un tocco di colore all'incarnato, cosa che amo. Lo vado a sfumare anche un po' sul collo, è facilissimo come vedete da applicare direttamente con le mani, così da avere un effetto super naturale e anche veloce. Se siete di fretta, questa è la vita. Infatti io la vado a mettere quando voglio andare in studio, essere leggermente presentabile, ma non ho voglia di truccarmi. E soprattutto adesso che ho un pochino più di imperfezioni, questo è proprio il giusto compromesso per sembrare struccata, ma allo stesso tempo essere un pochino più chiottina. Poi piego le ciglia, che mi apre subito lo sguardo. Pettino le sopracciglia, lip balm. Eccoci qua, io pronta. Vi consiglio tantissimo questa nuova skin tint, anche perché con l'SPF secondo me è un qualcosa in più. Va comunque a idratare, lascia la pelle super bella, naturale, una chicchina. Detto questo, se volete acquistare i prodotti di Freshly, vi lascio qua il mio codice MelissaTani per avere il 25% su tutto il sito. Trovate giù il link. E niente, andiamo in studio. Ho comprato anche una borsa nuova per lo studio, quindi facciamo il cambio. Prima usavo questa qui e ho preso questa qui nera dove ci sta tutto l'interno. Sì, devo ancora staccare il cartellino, lol. Vado a inserire il computer, che c'è proprio una taschina fatta apposta. Cavalletto, se devo registrare dei contenuti. Chiavi dello studio. C'è stato tutto perfettamente. Adoro, andiamo. Mi piace il mio nuovo sfondo. Questi fiorellini un po' bagnatini. Guarda. Ecco, Chiara pronta. A fare i vostri ordini. Yeah! Voi che fate? Che foto nel frattempo? Osservo. Osservate Chiara lavorare, eh? Quando inizierete a lavorare anche voi? Nel mentre io sto un attimo al computer perché sto ancora scegliendo dei candidati per uno shooting che dobbiamo fare settimana prossima, quindi devo ancora capire effettivamente chi far partecipare. Ci sono solo due posti, mi avete mandato veramente tantissime candidature, quindi sarà molto difficile. Comunque guardate che bella la pelle. Vedete come sembra super naturale, ma uniforme, cioè, in love. Bene, proseguiamo. Allora, è da ore che stiamo sistemando tutto lo spazio qua dove di solito faccio i video per fare lo shooting. Infatti qua è dove di solito c'è la scrivania e l'abbiamo spostata di qua. E qua potremo poi fare le foto, che c'è un bello spazio bianco. E adesso devo spostare tutta questa roba perché ovviamente è in mezzo. Ciao Brecuz, l'aiutante Brecuz. Qui abbiamo già fatto una sorta di mini set con i prodotti per capire cosa serve e cosa no. E tutta la mia roba povera l'ho dovuta mettere qua perché non c'è spazio. Ok, direi che così ci può stare. Poi farò una pulita generale. Qua appunto scatteremo. Top. Là ci sono le luci che possiamo usare. E niente, non vedo l'ora. Tornata a casa, si è fatta già 1:49, quindi do il cibo a Brecuz. Charmy gli ho gelato perché adesso glielo stiamo dando solo fuori quando fa i bisogni, perché finalmente ha imparato a fare i bisogni fuori. E io invece per pranzo avrei stravoglia di capresina, quindi pomodorini, mozzarella, qualcosa di fresco. Oggi fa un po' caldo, sai che c'è? Mi farò proprio una caprese. Mastica. Ok, adesso mi farò le farfalle perché mi piacciono molto, con pomodorini e la mozzarella, perché dovete sapere che io per ogni tipo di pasta ho un sugo.
Pasta pronta! Ta-da, pasta bella che pronta. Ora vado sul divano a mangiarmela rigorosamente. Proprio qui! Non so se c'è cosa migliore, onestamente. E nel mentre recupero la puntata di SWAT che ieri mi sono addormentata. Stiamo amando questa serie. Degli episodi precedenti. Ci piace, ci piace. Che carino che sei. Qua c'è l'altro. Buon appetito! Io l'amo, raga, mi piace troppo questa pasta. Si è fatta una certa, tra poco porto fuori i cagnetti, ma volevo farvi vedere che ho comprato questo nuovo portachiavi per le chiavi della macchina, appunto, e ora volevo metterlo troppo perché io avevo ancora questo qui della concessionaria, però un po' bruttino, quindi volevo impreziosirlo. L'ho fatta! L'ho attaccato direttamente qui dove c'è l'occhietti. No, vabbè, troppo carino. In teoria è anche un braccialetto, volendo, però troppo carino. Formolino ASMR. E poi ho preso anche delle nuove mollettine rosa e azzurre. Così. Ho fatto qualche storia unboxing e il bello è che ogni volta arrivano i pacchi il giorno in cui buttiamo il cartone. E quindi si riempie di nuovo di cartone la casa. Lol. Andiamo a metterli di qua. Tra vita piena di cartoni. Bene amici, ho il telefono scarico, quindi tra un po' dovrò mettermi in carica, ma volevo troppo provare il profumo nuovo di Kajali. Si chiama Vanilla Candy Rock Sugar ed è approvato 42 volte. Questo numerino che avete di lato è quante volte provo a fare il profumo prima di trovare la fragranza giusta. Pack bellissimo. Così tutto olografico, un po' verdino e un po' viola. Voi vedete più che altro il viola, ma è anche verde quando lo vedo al vivo. E adesso appunto me lo spruzzo, che oggi non ho messo profumo apposta per provare lui. All'interno le note chiave sono perla candita, violetta dolce, bubblegum, caramello bianco, rock sugar e crema di vaniglia. Io molto curiosa, molto molto curiosa. Facciamo qualche spruzzata. Uno e due. L'avevo già spruzzato un po' ieri. All'evento, ma ora che lo annuso meglio non riesco a capire cosa sento di più. Forse un po' il bubblegum. Oddio, sì, si sente un botto il bubblegum, che dico? Avrei preferito si sentisse un pochino di più tipo caramella vanigliata. Invece più floreale, bubblegum. Lo proviamo adesso appunto durante la giornata, e io stasera poi se rimane cosa ne penso. Per ora gli darei un 6 su 10, che rispetto agli altri profumi di Kajali appunto preferisco un po' meno. Ora volevo andare a fare un reso, perché ho comprato appunto alcune cosine e assolutamente voglio portarli indietro, perché ho detto dai prendo perché praticamente domenica parto per un viaggio. Voi in realtà vedrete questo video quando io sono già a Parigi, quindi posso dirlo tranquillamente perché non mi porterò sfiga. E quindi ho comprato alcuni outfit per appunto i giorni che sarò lì, però questi outfit che ho preso secondo me non c'entrano niente, quindi volevo fare il reso. E mentre torniamo dal centro commerciale poi facciamo una bella passeggiata al parco con i cagnetti, vero? Quindi ci prepariamo e usciamo. Devo trovare una felpa da mettermi perché okay, che fa caldo, ma dopo farà più freddino. Ah, nel mentre notate la skin tint, la mia pelle, cioè raga, di cosa stiamo parlando? Io lo ripeterò tutto il video, l'amo troppo. E pensare che una volta per uscire mi sarei super truccata e adesso invece quasi appunto esco struccata e mi vedo molto meglio, soprattutto quando magari devo andare a fare shopping o in queste giornate che devo portare fuori i cani eccetera, non ho proprio la necessità, cioè non sento il bisogno di truccarmi. È una cosa che mi rende troppo felice perché appunto anni fa, sia per le imperfezioni che in realtà proprio per il mio incarnato che era molto più spento, mi truccavo sempre, mentre adesso, vedete, una skin tint veloce, adesso appunto riapplico un po' di lip balm perché ormai mangiando se n'è andato,
E io sono a posto, anche se mi fermate per fare le foto, non mi vergogno. Quello era un altro modo, cioè era un altro motivo per il quale mi facevo sempre trovare super truccata, perché appunto incontrandomi in giro non volevo sembrare uno zombie cadaverico, ti facciamo una foto. Invece così mi vedo bene. Sono molto proud di come sono cambiata negli anni e sicuramente Riccardo un pochino mi ha aiutato in questo, perché ricordo che prima di conoscerlo appunto io andavo a letto truccata, non mi struccavo mai se non con le salviette di Wacom, mi ricordo ancora, terribile. E niente, quindi sì. Sei pronta? Andiamo a fare un bel giretto al parchetto? Che ne pensi? Senti profumo di mamma, ti piace? Ieri l'ho portata all'evento ed è stato troppo bello perché tutti quanti erano innamorati di Charmy, ma lei si fa amare. È proprio la cagnolina che dici, la metti là e sta buona, nel senso che la tenevo in braccio, era così mezza addormentata, sorridente, si faceva accarezzare da tutti. Altro che Brecky. Brecky ultimamente è un po' nervosetto, non si fa toccare da nessuno, appena lo sfiori piange, non so cosa gli sia successo, invece... Lei è proprio una patata, dolcissima, vero? Sì. Anche Monaca mi ha detto che sei bellissima, la founder di Caglioli, l'ho tutta accarezzata. Vi lascio qua una foto, eravamo super carine. E niente. Ah, non vi ho fatto dire, oltre alla borsa di stamattina per andare a lavoro, ho preso anche questa tote bag molto bella, un pochino più elegante, soprattutto tipo quando vado dai fornitori o quando devo andare a fare magari un'uscita di lavoro più carina al posto di quella borsa che l'ho pensata più per i viaggi. Ho preso anche lei, c'erano diversi colori ma io l'ho scelta nera perché così si sporca meno. È molto capiente, mi piacciono molto queste borse di base, magari vi lascio il link se vi interessa giù nell'info box anche di queste. E niente, andiamo. In realtà avrei avuto anche un evento oggi pomeriggio, che però doveva essere ieri, mi hanno spostato oggi e raga non ce l'ho fatta ad andare. Sarà per la prossima. Oh, devo piegare anche tutti questi vestiti, mi ero dimenticata. Bacinelle piene di vestiti da piegare. Ditemi che anche voi siete in questa situazione, perché io non ne posso più di fare lavatrici, stendere, lavatrici, stendere, basta. Ieri avevo indossato questi jeans, raga, cioè sembra tipo pioggia, non lo so, super luccicosi, bellissimi, facevo anche effetto ASMR mentre camminavo, di Zara, se li trovate vi piacciono, secondo me sono da prendere, troppo troppo belli. Poi ho comprato questo vestitino, mi piaceva un sacco come vestiva, in generale anche il colore secondo me è molto bello ed è bellissimo. Cioè guardate che sfumature di lilla, viola, azzurro, pastello, amavo. Invece poi ho preso anche questo che me lo immaginavo per il concerto, però sapete che questo mi sa che faccio il reso. Perché è un po' too much per un concerto, ha le spalline tutte imbottite, super luccicoso, però cavolo, quanto l'ho pagato? Ah no, c'era lo scontrino online, non lo so quanto l'ho pagato, ma tanto sicuramente, e non lo so se tenerlo, ero su questo che ero indecisa. Però adesso guardarlo, cioè per quelle occasioni che magari no, potrebbe servirmi, e mi stava anche abbastanza bene. Dai, forse lo tengo. Allora do via solo questo. Questo qui l'avevo preso sempre per il concerto, per sicurezza. Ho detto, ma sai che c'è? Al massimo uso questo qui. Ma poi ho trovato l'outfit che voglio mettere, che andate su IG perché ve lo faccio vedere lì. E quindi questo posso fare il reso tranquillamente. Anche se anche qua era scontato, non è che l'ho pagato chissà quanto, 30 euro. Però devo andare a comprare il caffè, quindi ho detto, faccio il reso di qualcosa. Ehi tu! Ti pare il caso di mordere la penna? Dai, li tengo. Potrebbero sempre servirmi. Cioè, sono vestiti carini. Li tengo. Non io che cambio sempre idea. Mi sono cambiata, ho messo una felpina giusto per non avere freddo. Vado a mettere questa lip oil. Allora, borsa cagnolini. Come si lancia? Qui abbiamo l'acqua. Ora prepariamo i premietti. Per Charmy. Ops, un po' troppi. Vabbè. E per Brecky. Ed eccoci pronti. Lei con la zappa sopra Brecky mi fa morire. Letteralmente Brecky schiacciato, povero. Eccoli qua, posizionati. Charmy, devi stare giù anche tu, dai.
Qui, seduta. Bravo, Bregus. Ma è normale che deve sempre fare così? La satanata. Oddio. Ma quelli poi diventa colorato. Oh mio Dio. Ma ti ho giurato. Ma poi sei andata là sopra. Ma ti pare il caso? Inizia a piovigginare un pochino. Che sbatti ogni volta che devo venire qua al parco. Vieni qua, Brachi, vieni. Ma sei bravissimo tu. Bravissimo, vero? Bello. Bello il mio cagnolino, bellissimo. Charmy dov'è? Charmy! Senza un incentivo difficilmente arriva come Brachi. Che veloce. Sei stata molto veloce, bravissima. Allora, sì, sono di nuovo al computer per scegliere le modelle per lo shooting, ma ho scritto a 3 persone, e giusto per avere una persona magari che non può più, oppure mi dà un budget troppo alto per lo shooting. Adesso vediamo appunto quanto mi chiedono per partecipare, e sono molto esaltata. Magari siete sempre così quando esco. Mi sono bellamente che cambiata. Speriamo di trovare le patate dolci, perché non ci sono sempre, vai. Allora, penso che andrò all'Esselunga e volevo prendere qualcosa magari per stasera a cena. Ormai oggi non so quante volte siamo andati in macchina, 50 volte avanti 3. Bene, sono una vera americana, non so se avete presente i vlog delle americane che ogni 2 secondi sono in macchina là, che fanno per ogni tipo spostamento minimo sempre in macchina. Oggi anch'io, ma di solito non faccio così tanti spostamenti a dire il vero. Vediamo se riuscirò mai a uscire da questa stradina qui. Sono 50 macchine a stavolta, proprio orario peggiore non potevo sceglierlo. Oddio, sto sfrecciando. Non lo so, più indeciso di prima, raga. Non so se prendere qualcosa di carne, anche se mi fa sempre impressione questi robi, oppure del pesce, prendere verdure. Comunque da piccola amavo fare la cassiera. Sono super rilassante come lavoro. Allora, alla fine ho preso questi per fare degli involtini con prosciutto e formaggio, che mi piace parecchio. E ora mettiamo tutto via. E ho trovato per fortuna le patate di Brachi, infatti adesso devo pelarle e cuocerle. E poi niente, ho preso vermicelli per qualche sughettino per le mie pasta asciuttine. Questo succhino di zenzero e limone mi sa che me lo bevo proprio ora. E della panna. Comunque, proprio adesso la Fede mi ha chiesto se vorrò festeggiare il mio compleanno quest'anno, che voleva organizzarsi per capire se venire a Milano, eccetera. Però
Non so voi, io non c'ho per niente voglia di organizzare feste. Cioè, sicuramente quella dei 30 farò un festone, voglio proprio fare una festa gigante per i 30 anni. Ma adesso non c'ho tanta voglia, cioè piuttosto farei un viaggio, capito? Vorrei fare un bel viaggetto così tanto per, solo che devo anche andare a Padova dai miei parenti, perché è i compleanni. O vado prima, però porto sfiga una settimana prima andare, non lo so. Non lo so. Madonna, sono giganti ste patate, così come la mia faccia. Voi come siete messi con i vostri compleanni? Cioè, vi piace festeggiarlo o è tipo una giornata che non ve ne frega niente? Cioè, io più passa il tempo meno voglia di festeggiarlo, onesta. Però, se proprio proprio. Poi mi devo ricordare anche quando è il matrimonio di Debs. Io che ho prenotato un viaggio per il mio compleanno e me ne vado. Scherzo, Debs, non vedo l'ora. Anche se non so come mi vestirò. Non sono mai andata a un matrimonio, raga. È il mio primo matrimonio. Buono. Zanzeroso. Non sono mai andata a un matrimonio. Mi ha detto che posso portare anche Brachy e Charmy. Però non so se lo farò. Nel senso, sono un po' impegnativi e vorrei divertirmi, non star dietro i cani tutto il tempo, come dire. Però vedremo. Cioè, Brachy sarebbe anche ok, pure per Charmy, sarebbe un po' una pazzerella. Me la immagino che corre per la strada insieme a Buddy. Lol. Madonna, sono giganti queste patate. Forse devo mettere l'acqua a bollire per cuocerle prima. Cioè, cucino per Brachy, non cucino per me. Non ho parole. Ed eccoci qua, cena, involtini, insalata e poi mangeremo un po' di pane o questi grissini. Yummy, buona per. Ok amici, qui per concludere il video. Adesso mi faccio skin care, lavo i dentini, metto il pigiamino e andiamo a vedere SWAT come sempre. Quindi niente, spero di avervi tenuto compagnia con questo video, di avervi motivato un pochino e nulla. Bye!